friends, just retire. Take your cheesing back to Ire. Build more bases, take the map, bro. Use control groups, learn to macro. In your natural, lings are dancing. As you lose your whole expansion, don't throw tantrums, just get practice. And remember, special tactics. Rieccoci sulle Special Tactics, nuovo episodio con un match tutto da scoprire. Ricordiamoci che noi i match non li guardiamo mai prima, infatti spesso castiamo delle porcate in mani. È vero. E qua ho detto tutto. Quindi dai ragione a Duilio che siamo dei porci, ma perché lo dici? Lo sappiamo, basta. Viva il Porcellum. Allora, abbiamo Sky Blue, che è lo Zerg rosso, contro Lobber. Questo che è il Protoss Blue. Che è il Protoss Blue. Siamo sul Tandarim Altar. Abbiamo questa sonda cattivissima che parte per un fast scout, il che ci fa sospettare qualcosa, perché nessuno scouta così in fretta. Come no? Dire. Guarda, si scouta sempre così in fretta la Protoss. È proprio tipico Protoss, Ah no, piazza semplicemente un pilone. Piazza un pilone per probabilmente una forge expand. Allora non però tipo ho sbagliato dove mettere il pilone. Sì, non è un po' invece l'ho fatto bene invece. No, non è un po' troppo. Ma chi se ne frega? Adesso. Vabbè. Abbiamo il nostro pilone, teniamo d'occhio questa sonda. Abbiamo GL punto e virgola HF, devi dire qualcosa prima che... Devo tipo ringraziare Paolo Blasi, che lui non si vuole far sentire ringraziare, però tipo in realtà gli piace un sacco, però fa il modesto. Sì, fa il modesto. Esatto, in realtà tipo ci gode. Grazie Paolone. Un sacco di masturbazioni sui nostri video. Ma lasciamo perdere. No, c'ho io mouse e tastiera a sto giro. Esatto, basta fare cazzate. Ok, infatti notate come è migliorata la qualità e come il tappetino della Corsica di Feuerbach non faccia scorrere il mouse in nessun modo. Si muove tutto in blocco qua. È fatto apposta, no? Ti sorregge il polso. Posso stare? Oh, molto meglio senza. No! Abbiamo Pozza a 14 perché Sky Blue comprima il gas, quindi nulla di particolare. Forge Expand per il momento per il nostro Lobber. E cosa dire? Ma ha mandato più di una sonda a scoutare, cioè quella lì e quella sopra. Quella no. Sopra dove c'è la base dello Zerg. Dove c'è la base dello Zerg. Ah sì, c'hai ragione. Ha mandato due sonde, quindi vuole assicurare subito la postazione dello Zerg. Il che può implicare un bellissimo gate. Per me qua o cannoneggia qua o cannoneggia qua. Dai, cannoneggia, che mi piace un sacco il cannon rush. Nonostante sia Zerg, è tipo no, guardala qua, guarda come lo attende, se lì sta meditando. Guarda come sta bancando minerale, per me non è lì che sta facendo. No, si espande, fischi per lui. No, non lo sta facendo una niente. Una delusione, allora mi aspetto di vedere qualcosa di strano. Però è infattibile senza lo so. Ti aspetti di vedere Broodlord? Sì, a 10. No, c'è in alto però un drone, c'è. Dan dan dan. No, non è un drone, overlord. Ok, è un Overlord. Allora a questo punto, visto che non stiamo facendo niente, ringraziamo anche Mario Nicolella che ogni giorno tipo ci mette i nostri video sulla cartella media di Gamers Legacy. Cioè, sai che palle, non lo fare mai più, veramente. No. Perché tipo stai sprecando un sacco... una ragazza. Stai sprecando un sacco di tempo utile. Esatto, dove potresti, non so, imparare una professione nel frattempo. Vabbè, abbiamo questa espansione, quindi nulla di particolare. Devo dire, lo Zerg tremendamente tardi la fa questa espansione, tremendamente lag. Eh sì, perché ha detto lo Zerg che non va mica bene. No, cosa non va mica bene? Ecco però questo Overlord della nostra Special Tactics, perché adesso lui facendo questa manovra con l'Overlord ha capito tutto di quello che sta facendo lo Zerg. Il Protoss. Ricordiamo però che tipo se la Special Tactics fa cacare... è colpa di Paolo Blasi. Al se invece solito. È bella è merito nostro. Ovviamente. Una sonda tenuta in hold. Esatto. Perfetta. Fondamentale. Tipo, dai quei 3-4 secondi che permette. Vabbè, il cannone bisciotta lì Zergling, Vabbè, allora va bene. Allora ti accarezzo la testa. Ok. Sento che i capelli morbidi. Sì, è vero. Sono anche profumati. Non sono spugnosi. Sono anche profumati. Non sono spugnosi con da vecchio come ce l'hai sempre. No. Li ho lavati una volta. Ricordate che le nostre magliette saranno in vendita a Lucca Comics. Quando saremo ricchi ve le regaleremo. Sì, quindi mai, non saranno mai in vendita. Non saremo mai ricchi. Questa maglietta invece non l'avrete mai perché io sono bello e ce l'ho. Ok, l'ho rubata a Zidaris questa maglietta quando lui ancora non mi conosceva. Sotto 20 tessuali, prima che facessimo sto canale, c'era Zidaris al 2 Lucca Comics dell'anno scorso. Quando era giovane, l'ho stressato tantissimo finché non mi ha mollato una maglietta. No, pensavo che dicessi quando era giovane e cantava ancora, non ho ucciso l'uomo ragno.
Dove cazzo sta mettendo sto Nidus? Nidus! C'è un Nidus, ma sta costruendo Dove? L'edificio, perché non può averlo fatto così in fretta il Nidus, non ci credo. Perché se non clicco sulla cosa? Dove lo sta facendo? No, sta costruendo l'edificio del Nidus, perciò il Nidus, c'è frate Nidus. Nidus? Lì, proprio spudorato, senza motivo. Ma perché c'è una regina? Ma non lo so. Mi piace, mi intriga questa cosa. Intriga. Hai capito? Ok, indubbiamente. Esatto. Nartilus non c'è perché è morto. Piccola nota che dovevamo dire all'inizio. Non ce ne frega un cazzo. Ma sì. Tanto è grasso. Uno in più, uno in meno. Sì, appunto. Più da mangiare per i bambini che stanno male. Un ottimo baratto, tipo... LOL, glielo scrive. Penso che c'erano due zeroti e sono una marea di zergling morti. Nidus lì, subito grazie alla visione dell'Overlord. Vediamo cosa vuole fare quella regina. Vediamo quanti omini ci sono caricati. Ma che vuole fare quella regina? Me lo spieghi? Trasfusione sul Nidus! Trasfusione sul Nidus! No, non ci credo che fa trasfusione. Beh, sennò perché è qua? Non può fare trasfusione sul Nidus. Non può farla. E là. Lo fa per davvero. Trasfusione sul Nidus, questa regina messa apposta mentre sta picchiando pure. Continua la trasfusione mentre gli spinning escono fortissimi. Le sonde non possono niente contro gli spinning. E ora anche se ammazzano il Nidus. Sai lo sforzo, voglio dire. Ah sì, Infatti glielo dice. Ma è stata veramente un'idea che mi è piaciuta un sacco. Guardavo andando là Nidus che se ne va, che mi piace un sacco questa animazione. Ma è stata geniale questa idea della... Good job, glielo scrivo anch'io. Infatti, ma mi è piaciuta un sacco questa idea. Non so se pensavo che tipo fosse per picchiare le sonde. Però una regina attacca. Non so se essere arrabbiato o essere contento. Ma ancora una send con quattro lingue. Allora l'ha presa molto sportivamente. Devo dire, mi è piaciuta un sacco sta Special Tactics. Vediamo se cercherà di difendersi una base, anche se la situazione è veramente difficile ora. Non lo per so per il mica, suo avversario. Mi è piaciuta veramente. Mi ha commosso. Mi ha colpito nel corazon. Sì, non è il corazon, è il capezzolin. Anche il capezzolon. Allora vediamo. Non sta proteggendo più nulla il Protoss. Penso che stia rimanendo. C'è tantissime risorse, fra parentesi. Poi non sta facendo niente. È perché non ha la ricerca dei gate. Non ce l'ha. Non ha aperto il gate. Perché si è fatto trovare impreparato. Cioè, vabbè, ormai è GG. Nel senso, probabilmente è andato a prendersi un caffè al baretto all'angolo. È andato a incazzarci. No, tipo, stacchiamo i suoi amici dicendo: io ho mai visto come mi ha battuto. LOL. Vabbè, perché guarda che se te lo facessero, tu diresti: cazzo. Io direi: cazzo, sei stato bravo. Proprio puoi bestemmiare tantissimo. Perché è giusto che sia. Perché così. Sono una brutta persona. No, perché sono sportivo. You are the most. The best, forse voleva scrivere, no. Però... sei la persona più gentile che conosca, perché... È The Train sotto 23... The Train quando era nobile. È The Train quando aveva 9 anni e giocava a StarCraft 2. Diciamo, si preparava. Esatto. Lurcava la beta fortissimo. Infatti, non è un ragionamento sbagliato. Sì, comunque... ma non è che tipo... Nate mi manca. Se sapete cosa vuol dire Neat, scrivetecelo nei commenti. Penso una cosa comunque è stato bello. Cioè, è figo, quindi rimango. Ok, via, vediamo come finisce. Fuck che adesso fuck yeah, GG. Ok, voleva semplicemente stare un po' a parlare. Bella, ma... Via, riassumi questa strategia da fare sul Tadari Malta. Allora, qua ho il corrispettivo per una qualsiasi base. Overlord dalla visuale, Nidus. Regina con almeno 3 trasfusioni. Sì. E sperate che vi mandi solo le sonde. Perché se vi manda qualcosa che picchia di più, dovete avere 2 regine con molte trasfusioni. Non lo so, che se mandava 3-4 zeloti. Ma la regina cura di 125. Il verme Nidus ha... quanti punti ferita? Non lo so di certo. Non mi ricordo. Comunque ne ha 200 forse. Una cosa così, 150-200. Quindi va giù veramente in fretta. Poi non ha armatura, non ha niente. Quindi proprio è un verme. Quando mai ci avete messo tanto a uccidere un verme? Forse uno dell'Amazzonia. No, tipo il verme solitario nello stomaco di Dartilus. Sai quanto ci vuoi ammazzarlo? A fucilate. Ma scusa un attimo, il Protoss è a 4 su 24. 2 sono della sentinella e gli altri 2? Gli altri 2 tipo sono fuggiti. Mi sa che sono le sonde a giro per il mondo. Ma no. Sì, ci sarà sicuramente una sonda a giro per il mondo. Non ce ne frega niente comunque. Vabbè, chi se ne frega, signori. Tante belle cose. Ringraziamo Paolo Blasi. Tante belle cose. Ricordiamoci che Paolo Blasi uguale Nirnaker. Così rabbia tantissimo. Date un'occhiata nei link da basso. Magari trovate qualcosa che vi interessa. Vai.